Qual è l'importanza di questo protocollo firmato tra la Protezione Civile, la Regione Abruzzo e la Direzione Marittima? Beh, è un protocollo che va ulteriormente a rinsaldare un rapporto ovviamente già esistente fra la Protezione Civile regionale, che ha ovviamente il compito di coordinamento delle strutture operative, e una struttura operativa di rilievo ovviamente nazionale, in questo caso calata sul livello regionale, che ha il compito di tutela delle coste e del mare. Quindi voi potete immaginare bene quanto sia importante che nell'ambito delle ipotetiche esigenze di protezione civile legate all'ambiente costiero, soprattutto, ma anche marino, ci sia un'implementazione di attività sia dal punto di vista formativo che nella prevenzione, quindi anche nella diffusione delle buone pratiche alla collettività, ma anche di intervento in caso di emergenza. Si parla anche di formazione del personale. Certo, come dicevo, la formazione è alla base di tutto, sia dal punto di vista delle azioni di operative, quindi in caso di emergenza, ma soprattutto nella divulgazione delle buone pratiche, per cui cercheremo di individuare dei percorsi formativi dedicati ai nostri volontari di protezione civile, così come noi cercheremo di individuare percorsi dedicati alla Guardia Costiera relativi agli aspetti di protezione civile in senso generale, proprio per andare ad essere più pronti e più efficaci nel caso di necessità.